L'obiettivo dell'Influencer Marketing Manager è quello di creare una rete di relazioni pubbliche che abbiano valore per il brand e per il target di clienti individuato. Sono Clorinda Sgromo e sono Influencer Marketing Manager di un fashion brand. Nello specifico, io mi occupo di fare scouting di content creator sulle varie piattaforme social, in particolare Instagram e TikTok, e di creare dei contenuti che abbiano valore appunto per il nostro pubblico e per il brand. La mia giornata tipo lavorativa può variare molto a seconda dei progetti di cui mi sto occupando. In particolare il mio lavoro si divide in due parti, una parte molto più creativa, appunto di co-creazione dei contenuti che possono essere video, immagini, e una parte molto più analitica, quindi di gestione delle performance, dei risultati e di quelli che sono i nostri KPI. È molto importante allinearsi con vari meeting che ho all'interno del mio team con ruoli diversi, ad esempio l'e-commerce oppure il team del design di prodotto. Questo perché dobbiamo sempre allineare la creazione dei contenuti con il calendario delle collezioni che usciranno. Gli influencer vengono proposti ai brand da alcune agenzie che curano i loro interessi, oppure ci occupiamo noi di ricercarli attraverso i tag e le menzioni che riceviamo in modo organico. Questo è molto importante perché si vede già la qualità dell'influencer in atto sulle loro pagine social. Quello che amo molto del mio lavoro è il costante cambiamento dei linguaggi, dei trend e in generale le infinite possibilità date oggi dai social media. Bisogna essere molto curiosi, allo stesso tempo analitici e creativi e mettere in discussione sempre quelle che ci sembrano le scelte vincenti di ieri, perché sui social media il cambiamento è l'unica costante e quindi è importante reinventarsi ogni giorno. Mi piace anche molto l'aspetto relazionale del mio ruolo, quello di essere un po' il filo conduttore che mette insieme i desideri del brand, le strategie del team marketing e la creatività appunto dei content creator o influencer. Nella parte creativa del mio lavoro, quello che faccio è creare delle linee guida in cui il content creator possa agire, quindi spiegare qual è la visione che noi abbiamo del contenuto, qual è il messaggio promozionale e lasciare poi che sia appunto la magia del creator, i suoi linguaggi, il suo tone of voice a essere messo in pratica. Il mio ruolo non esisteva fino a qualche anno fa in azienda. Per me è partito tutto dalla mia tesi di laurea che appunto ho sviluppato sull'influencer marketing nel fashion system e da lì la mia passione per i social media e per la comunicazione mi hanno portato dove sono oggi. Dopo una laurea in comunicazione mi sono laureata in CIMO che mi ha aiutata a sviluppare le competenze di cui dispongo oggi per affrontare tutte le sfide che il brand mi propone. Il corso di laurea CIMO è una laurea che ti dà tante possibilità. Approfondisce tante aree diverse, quindi a me personalmente ha dato la possibilità di sviluppare quello che poi era la mia passione, appunto i media e nello specifico i social media o i nuovi media. Il consiglio che do a chi vuole diventare influencer marketing manager è di rimanere aggiornati e curiosi, conoscere quelli che sono i linguaggi dei social media e sviluppare poi magari anche una personalità creativa che possa influenzare il proprio lavoro.